Accompagnatemi a casa e intanto vi parlo di Muti, il nuovo film 2023 thrillerozzo con Morgan Freeman che compare in quattro scene, va bene, titolo originale Ritual Killer, infatti Muti non ha un cazzo di senso, cioè un elemento del film, però ho detto zitti e muti, ma che vuoti, magici titolisti italiani, grazie, sono Arcadi Nammer, benvenuti sul mio canale, supportatemi che sono le 2:20 e sono qua ancora a fare recensione. Forse si vedrà un po' meno luminoso di prima, vabbè. Sì, fate bordello con le macchine, mi raccomando. Quindi supportatemi, iscrivetevi, condividete e niente, mettete dei commentini. Siete curiosi? Lo vedrete. Quindi, cominciamo subito con questa recensione. Muti, di che parla? C'è questo ritual killer, quindi questo assassino rituale, l'ho tradotto un po' così, che uccide in modo molto svenzatorio, cioè taglia parti del corpo. In tutta Europa, c'è una parte a Roma, perché la produzione è americana, ma si è girata anche a Roma, un po' mezza italiana. Il regista è Gallo, che è lo sceneggiatore di Bad Boys, del 95. Comunque, c'è questa produzione mezza americana, vabbè, si parte a Roma, inseguono questo stronzo che... Ecco, partiamo col dire che il mistero è talmente brutto, il giallo, che pure loro se ne sono resi conto e quindi è più una caccia all'uomo, cioè della serie, vabbè, vi diciamo chi è, tanto non c'è tanto giallo, tanto thriller, insomma. Vabbè, e fa cagare già il giallo, vabbè. Allora, questo deve essere preso, in Italia siamo delle merdine, quindi non lo prenderemo mai, giustamente. Imbarazzanti. Cioè, bella Roma, per carità. Piazza del Popolo, altre cose. Però, imbarazzante la recitazione italiana. Comunque, arriva in America e lì c'è il nostro super protagonista, detective, duro e puro, dall'animo e dal passato oscuro. Che fa cose e da qua si dipana il giallo che non vi dirò. A supporto del nostro detective e la sua ovviamente collega Black, simpatica, che lo supporta, proprio cliché del cliché del cliché, abbiamo Morgan Freeman che è un... ah, qua c'è la rappresentazione del film, qua dietro la monnezza, e Morgan Freeman dottorone nelle scienze e dei miti, leggende africane. Tanto Morgan Freeman sta per 5 scene, quindi vabbè, scammatona. Ok, il film ha dei problemini un pochino, come detto il giallo fa cagare, cioè non si mettono nemmeno a nasconderti l'identità, niente. Regia poco incisiva, provano a darti la grande atmosfera e più la musica che riesce nell'impresa che di per sé la regia. Attori, sono impegnati. Morgan Freeman, non dico inespressivo, però quasi. È un thriller da quattro soldi, davvero. Dura forse il giusto, l'unico pregio, però la storia è poco convincente. E poi l'investigazione è scadente. Ovvero la trama va avanti perché il poliziotto fa delle cose strane. Cioè, per trovare alla fine il collegamento finale, perché il nostro ritual killer ha altri agganci, questo poliziotto si affida ad altre persone sulla fiducia. Cioè, quel tale mi ha detto che è così, dai, vai. No, il passato del poliziotto è banalissimo, prevedibile, dai, no, poco incisivo. Quindi il giallo non funziona, reggiamo un po' così. Fotografia, montaggio, un po' così. Il sonoro funziona, fa cagare, insomma. Sto film è... il finale poi vuole essere sciamamaliano, colpo di scena, che il finale è un po' strano. Dice, ma come finisce questo film? E dice, ok. Diciamo che è interessante il modus operandi dell'assassino.
come si muove, cosa fa, eccetera, eccetera. Sai che c'è l'eco qua? Ma non me ne frega un cazzo. Faccio come Nick DeLarge. Gira come cazzo gli pare. È interessante il modus operandi dell'assassino, sì. Però il film non si sofferma troppo su questo. Qualche scenina body horror, vai. Voi, i pochi che l'hanno visto, cosa ne pensate? Eravamo in due in sala allo spettacolo di Mezzanotte e Mezza. Cioè, io un altro, chiaramente. È stato come stare a casa mia, figata. E molto brutto comunque, sintetico. Sono sul 4, una cosa del genere. Ciao!